La scuola pubblica nell'ultimo periodo, soprattutto a Villa Abate, subisce degli attacchi non indifferenti. Il problema non riguarda solo l'asilo nido. Noi abbiamo subito come scuola primaria ben 20 incursioni, ci sono 20 denunce ai carabinieri che hanno praticamente distrutto tutti quelli che erano i beni che con sacrificio si erano ottenuti con fondi europei. Basta alla violenza, basta agli atti di vandalismo, basta al bullismo, basta tutto ciò che non è legalità. Questo messaggio ormai è partito nel mese di maggio e sta andando avanti velocemente e progressivamente sta crescendo. Questo è il cambiamento che noi vogliamo a Villa Abate. Villa Abate deve essere il paese della legalità. Questi atti stanno danneggiando il bene comune, stanno danneggiando le scuole dei nostri figli e questi atti devono finire. La gente deve capire che non si può andare avanti non avendo rispetto delle cose pubbliche. Oggi la manifestazione, i bambini presenti, le scuole presenti hanno detto questo. Speriamo di toccare la sensibilità di questi signori che non hanno rispetto per le cose degli altri. Siamo qui costantemente a rispondere a ogni atto di vandalismo che induce a portare un malessere a questo paese. Vogliamo che Villa Abate cambi, che Villa Abate sia una Villa Abate fatta di legalità, di pace, di giustizia, di amore, di rispetto, di solidarietà e non un Villa Abate martoriato da questi vili atti vandalici che ripetutamente si verificano. È ora di dire basta e vogliamo che tutti scendano in piazza, non soltanto i bambini, ma gli adulti soprattutto, gli adulti che non restino dentro le loro case a polemizzare, a criticare, ma scendono in piazza e con la loro presenza, solo con la loro presenza, a dire basta, è ora di cambiare, è ora di metterci in gioco, è ora di migliorare, è ora di dire anche a quanti continuano a mettere in prima pagina notizie negative, di dire basta, vogliamo proporre nuove iniziative, iniziative che diano veramente un raggio di speranza e di luce verso questo paese.